Allora, nessuno poteva pensare che i politici tedeschi, dopo l'abbandono della Merkel, fossero di un livello così basso. A partire dal presidente della Repubblica, Steinmeier, che si è abbassato all'umiliazione di Canossa. Lui, presidente della Germania, della ricca Germania, della grande Germania, della potente Germania, veramente un'umiliazione che ha dell'incredibile. L'assurdo è che lui abbia accettato di umiliarsi per essere stato promotore al tempo, in veste di ministro degli esteri della Germania, assieme alla Francia, di aver fatto, insomma, forse la cosa più giusta della sua vita. Ossia aver promosso la pace attraverso i cosiddetti accordi di Minsk. Se quegli accordi fossero stati rispettati, non sarebbe nato alcun conflitto. Invece Kiev non li rispettò, rendendosi così responsabili di innumerevoli soprusi. Ma comunque, non volevo in questo video parlare di quella nullità di Steinmeier che è il presidente della Germania. A me interessa l'Italia, quindi facciano quel che vogliono i tedeschi. Se vogliono essere umiliati agli occhi del mondo intero, beh, insomma, questo lo abbiamo visto tutti. Ma comunque, sono fatti loro. Purtroppo, però, questioni che riguardano l'Italia dipendono anche da un'altra tedesca, mi riferisco a Ursula von der Leyen, che ha annunciato una iniziativa umanitaria, aiuti all'Ucraina per 1,5 miliardi. Beh, insomma, direte 1,5 miliardi di euro e poi basta, però, perché i nostri soldi servono di più a noi, no? Non avete capito. Aiuti di 1,5 miliardi al mese. Dunque, allora, 1,5 miliardi al mese per 12, 18 miliardi l'anno. Come chi glieli dà questi soldi? A noi. Certo, da chi pensate che prende i soldi la Commissione europea? Ovviamente dagli Stati membri. E da chi se no? Quindi da noi. Naturalmente i soldi vanno versati dai vari stati dell'Unione Europea in base alla loro percentuale di partecipazione all'Unione. Vado a memoria, ma penso di non sbagliarmi di molto. La nostra partecipazione è di circa il 18%. Quindi il 18% di 18 miliardi, 3 miliardi e 240 milioni. Ma la nostra nuova Presidente del Consiglio ci ha appena detto nel suo discorso alle Camere che il governo, insomma, sta ereditando una situazione finanziaria a dir poco fallimentare. Ebbene, allora, cara Giorgia, qui, prima di tutto il resto, prima di pensare agli italiani, devi trovare sti 3 miliardi e 240 milioni da versare all'Europa, che poi li regalerà all'Ucraina. E se non li hai tutti in cassa, ma non preoccuparti, li puoi versare in 12 comode rate da 270 milioni al mese. Attenzione, anche senza interessi, cioè, cosa vuoi di più? Che mi stai dicendo? Che gli italiani, molti milioni di italiani, non riusciranno a pagare le bollette perché non hanno i soldi? Ma che stiano al freddo, dai! Lo hai detto tu nel tuo discorso alle Camere, che è una delle tue priorità, è proprio la fedeltà all'atlantismo. Insomma, guarda che la fedeltà all'atlantismo, per forza comporta anche qualche piccolo sforzo di carattere finanziario. Penso poi che la von der Leyen
ha persino trattato sul prezzo e ha ottenuto uno sconto superiore al 50%. Cioè, uno sconto superiore al 50%, capisci? Cioè, il signor Zelensky, infatti, ci aveva chiesto 38 miliardi per un anno. E la von der Leyen, così, insomma, da grande commerciante, è riuscita un po' a tirare sul prezzo, arrivando a soli 18 miliardi ed in più, lo ripeto, anche dilazionati in 12 mesi con rate senza interessi. Dobbiamo veramente ringraziarla la von der Leyen e soprattutto ringraziamo questa Europa che ci riserva sempre un trattamento di favore. D'accordo, la von der Leyen è stata bravissima. Ha trattato al meglio ottenendo uno sconto superiore al 50%, ma noi in cassa non abbiamo nulla. E quindi io penso che la Meloni chiederà di poter pagare le nostre 12 rate con i soldi del PNRR. Mi dite impossibile, ma dai, insomma, non c'è nulla di impossibile. Troveremo senz'altro tra le pieghe così del regolamento del PNRR la possibilità di utilizzare una certa parte di quei soldi anche per migliorare la nostra difesa. E sono sicuro che la von der Leyen alla fine dirà alla Meloni: vabbè, dai, prendili da lì e non parliamone più. Insomma, alla fine anche la von der Leyen penserà, piuttosto che vengano sprecati in altre parti, meglio insomma che dia a noi quei soldi lì. E naturalmente il nostro Ministero della Difesa sarà pienamente d'accordo. A proposito, guardate che dobbiamo ringraziare la Meloni per aver fatto una scelta così oculata. Come, a cosa mi riferisco? Ma al ministro della difesa. Cioè, finalmente abbiamo scelto un ministro al dicastero di Via 20 Settembre che è una persona ma veramente competente in materia. Da quel punto di vista, non si può dire nulla, Crosetto, è proprio la persona più competente che abbiamo in quel campo. Ok, dai, cominciamo bene, grazie Europa, grazie di questa bella sorpresa. Ah, mi dite ancora gli italiani? Dai, quelli aspetteranno. Hanno aspettato 20 anni, cosa volete che sia un anno in più? Dai, lo sappiamo poi che gli italiani non si lamentano mai. Dai, siamo altruisti.